Adesso il documento a cui accennavo prima, che davvero vi presentiamo con orgoglio, perché ci può far capire tante cose. Grazie alla collaborazione della Caritas e degli amici di Otranto, una nostra troupe è riuscita a entrare nell'entroterra albanese a documentare una situazione di povertà che talvolta è davvero disperata. Il servizio è di Guido Morandini, gli operatori che sono stati bravissimi sono Ciraci e Glison. Vediamo assieme questo documento. Qui nel mare di Otranto, esattamente un mese fa, 10 ragazzi albanesi sono affogati. La fuga continua. Da dove scappano? Perché scappano? Cosa cercano? Il coraggio di vivere vi propone un viaggio a ritroso da Otranto ai promontori albanesi. Valona, 80.000 abitanti, una povertà estrema, la gente ha fame. Qui dal quartiere Schela, il 28 febbraio 1991, sono fuggiti in 1.200. D'accordo? Mai provato ad andare in Italia? Sì. Quando? Ci sono già stato con le Zadere, al Brindisi. A Brindisi? E poi che è successo? Poi hanno partito in... Sì. Mi hanno preso a Brindisi e poi mi hanno mandato via. Quanto avevi pagato per venire? No, non abbiamo pagato niente perché noi abbiamo partito con le Zadere. Con la Zadere? E l'ha fatta tu la Zadere? Sì. Come hai fatto la Zadere? Come... con i miei amici così. Come con... si fa una Zadere? Quattro non lo so bidoni. Come si dice, bidoni, sì, e poi abbiamo saldato i profili. E poi, quanto sei stato in mare? Quanto tempo? Quattro giorni e quattro notti a mare. Senza acqua, senza mangiare. Che miseria. Sì, è la verità. Quanti soldi ci vuole per partire per l'Italia? Io voglio lavorare 10 anni per assicurare questi soldi ed adesso per andare in Italia. 2 milioni di lire, per noi sono troppo. E a chi dai questi 2 milioni di lire? In una maniera clandestina, uomini che si prendono con queste... Allora devi avere un passaporto falso? Sì. Ma non hai 2 milioni? No. E partiresti clandestino con Azzate? Sì. Sono in grado anche a dormire fuori, soltanto lavorare per assicurare meglio la mia vita. Quanti anni hai? 26 anni. Auguri. Ospedale distrettuale di Valona, reparto pediatrico. Qui manca quasi tutto, tranne i bambini e l'amore delle mamme. Abbiamo, come vedete, queste incubatrici, ma non tutte funzionano. Quelli sono gemelli? Sono insieme perché mancano le incubatrici funzionanti. Siamo costretti di mettere due bambini nello stesso... nella stessa incubatrice. Questo è il motivo. Sì, sì. Cosa chiede come prima cosa? Io non amo niente per animazioni dopo di sì. Dalla palestra sta dicendo che la cosa di prima necessità sono le attrezzature per il reparto di rianimazione. Rianimazione? Perché come un apparecchio per pressione positiva, per far aprire i polmoni di un bambino nato asfissiato. Oltre questo un laringoscopio per lo stesso scopo. Manca tutto. Si sente impotente. Shumë të pafuqishme dhe është një moment shumë distratist për ne, shumë i lodhshëm, sidomos mbas kaq vite pune. Për ne është shumë një gjë shumë e dhimbshme shikojmë fëmijë të cilët e dim që kanë mundësi të shpëtojnë. La dottoressa sta dicendo che
È una cosa, una situazione davvero particolare, si sente depressa, si sente dolorante, perché è consapevole che poteva far salvare la vita di un bambino e invece non ha potuto, per mancanza di quelle attrezzature che abbiamo accennato. Dove si allattano i bambini nati normali e senza problemi. Posso scherzare? Quanti figli ha? Safmige. Si chiama Kampf Minepan. È il primo bambino. Il primo bambino. Che nome ha? Si è Chuai. Il primo membro in Italia. Oh, stanno aspettando di venire il nome dall'Italia. Perché non so, lo sto chiedendo. Allora, i suoi due fratelli stanno in Italia e lei sta chiedendo di essere battezzato, di avere il nome da uno dei suoi fratelli. È piantonato dai carabinieri nell'ospedale di Maglie il giovane albanese di 24 anni, unico superstite del naufragio di un peschereccio greco che aveva a bordo altri 11 uomini. L'imbarcazione, a causa del mare in burrasca, è affondata davanti alle coste di Otranto, nei pressi di Porto Badisco. Un'avventura finita. Hulnet, Baskin, Arthur, Basime e i loro compagni sono partiti il 28 dicembre da questo poverissimo villaggio nei pressi di Cavaia. Le loro famiglie e tutto il villaggio aspettano ancora. Non credono, non vogliono credere alle brevi e tragiche notizie date dalla TV albanese. Non vogliono rassegnarsi finché non vedranno i loro corpi. Tu che cosa hai visto a Porto Badisco? È vista vicino in fondo di mare Porto Badisco. Con i questa, corpi hai visto? Sì, è vista, è pure attaccata con mano. L'hai pure toccata? Sì. E perché non ha detto niente al villaggio? Non ha detto perché è difficile per noi albanesi, che c'è una morte in casa, tutti la casa senza niente mangiare. Non sono tranquillo, tutti sono tutti arrabbiati per quella cosa. Finché non arrivano i corpi non sono tranquilli? Non sono tranquilli tutti quel paese. Non sono questa. Quindi tu aspetti che arrivano i corpi? Sì, io per quello aspetto. Quanti corpi hai visto? Quattro. Sono disperata. Oggi sono quattro settimane che lo considero morto, mio figlio. Quattro settimane oggi che lo considero morto. Era un ragazzo meraviglioso, pulito, ragazzo molto buono. Che posso dire? Abbiamo fatto il possibile. Abbiamo racimolato il denaro necessario per realizzare il suo desiderio ed è partito. Voi eravate d'accordo che Baskin partisse? Ma eravamo d'accordo perché lui si ostinava a voler partire, perché aveva imparato un poco di italiano. Quanti anni ha Baskin? Ha 22 anni. Oltre a Baskin quanti figli ha, signora? Anche loro vogliono partire. Sì, anche loro, tutti e due. Qui non si riesce a vivere? No, è impossibile. Ma come mai partono tutti da qua? Vogliono partire tutti? Tutti vogliono partire da Albania in Italia per un pezzo di pane e basta. Ecco, questa è la drammatica risposta di questo ragazzo che già è venuto in Italia, che già è stato qua. Quindi il mito, il miraggio Italia, Italia, e intanto in Albania i problemi rimangono aperti e questo spinge ancora alla fuga.